e siamo al Maestrini, tutti qui riuniti con gli ospiti e con i rappresentanti del Rotary, che è stato il fautore di questa iniziativa, sì, di questa Dol Therapy, no? Sì. Se non sbaglio, giusto? Sì, ne avevamo già parlato io e te. L'abbiamo fatto un po' vedere anche loro, ma chi ci vede in televisione lo deve risapere. È un progetto importante, è un progetto pilota, tra l'altro. Sì, in pratica il Rotary ha contribuito a farci organizzare questo bel progetto, finanziando tutto il materiale che ci serve come sperimentazione all'interno della struttura che poi andremo a vedere. Allora, questi signori sono del Rotary, suppongo, no? Il presidente, l'ingegner Cappelletti. C'ha anche la faccia la presidente, sì, del Rotary. Grazie. Piacere, Leonardo. Leonardo. Il dottor Piras è il... l'agenzia che ha permesso di fare il corso agli operatori. E la signora è il vostro tramite, giusto? Dottoressa Marzi. Dottoressa, tanti auguri anche lei di buon anno. Allora, cominciamo col dire, col ringraziare. Noi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, di questo contributo che il Rotary ha dato a questo progetto. È un progetto completamente innovativo, all'avanguardia, in poche altre città d'Italia viene seguito, è la terapia delle bambole. È una terapia che hanno l'ambizione di andare a intervenire sui disturbi comportamentali delle persone con Alzheimer e ridurre la terapia farmacologica. Quello che io mi domando è, voi volontari, intanto salutiamo anche l'assessore. Bentrovati. Ciao, bentrovata. E anche voi avrete dovuto, diciamo così, capire come si applicava questa metodologia. Noi abbiamo avuto la necessità di formarci per poter applicare a tutti gli effetti in maniera scientifica, non che diventi un gioco, questa forma di terapia. Per cui stiamo formandoci noi, i nostri educatori, i nostri operatori, per fare questa sperimentazione ufficiale, dove andremo a monitorizzare infatti gli effetti che vengono prodotti sulle persone affette da demenza. L'assessore De Robertis ovviamente rappresenta il comune dal quale dipende l'RSA Maestrini, come le altre RSA, giusto? Io rappresento la città che dice grazie a questa collaborazione, a questa grande testimonianza che Arezzo è una città con tante persone di cuore. Io penso che forse non ci se ne rende conto fino a quando non si tocca con mano queste realtà, tante persone che lavorano come loro al di là del proprio ruolo, del proprio dovere, con tanta umanità, perché queste persone hanno bisogno anche di tanto calore intorno. E quindi ancora una volta grazie a Rotary, grazie a tutte le associazioni che si impegnano per far qualcosa per gli altri. Noi testimoniamo un grazie in questo momento. Presidente, dal quale mi sposto un attimo, perché lei avrà proposto a Rotary questo progetto, sì, come è partita. Esatto. Inizialmente prima voglio precisare che il nostro club, siccome ad Arezzo ce ne sono due, ecco, diciamo, Arezzo Est. Arezzo e appunto Est. Di questo Rotary, di questo club, io ne sono il presidente. E grazie alla dottoressa Ines Marzi, all'inizio dell'anno lei che è la presidente della commissione che si occupa dei progetti di service del club, abbiamo avuto appunto questa proposta di questo intervento da fare nel centro Maestrini e direi incondizionatamente, senza battere ciglio, abbiamo veramente la soddisfazione apprezzato, le si legge nel sorriso, veramente sarebbe per noi un piacere fare questo servizio. Senta, io mi sposto tra lei e questo signore, perché voi ovviamente nel corso dell'anno non avete solo un progetto, ma certo, ne avete tanti. Questa è stata una fortunata coincidenza, perché la sensibilità degli operatori a Maestrini ha promosso questo progetto specifico. L'agenzia formativa Atena, che ha elaborato poi il progetto esecutivo per la formazione degli operatori, che è propedeutica appunto alla sperimentazione vera e propria, e poi appunto la fortunatissima coincidenza che poi appunto il Rotary ha finanziato proprio la parte finale, cioè quello che serviva a mettere in atto concretamente il progetto stesso. Quindi abbiamo tutte le condizioni perché il progetto funzioni, vada bene e abbia successo. Intanto è arrivato un altro signore, sì, giusto? Il dottor Trigiano, che è il direttore sanitario della zona distretta di Arezzo. Quindi lei, dottore, sarà felice di questa cosa? Siamo felicissimi, perché come azienda sanitaria locale
la felicità sta nel vedere queste sinergie che mettono insieme l'impegno sociale con l'impegno professionale, e l'obiettivo è quello di aumentare sempre la qualità dei nostri servizi. Questi signori che avete sentito fino ad ora, e ve lo garantisco personalmente, non sono fatti di chiacchiere come in tanti posti si vede in televisione, ed io vengo qui, non dico settimanalmente ma quasi, e senza avvertire, quindi vi posso garantire che l'impegno che viene profuso quando c'è la televisione è lo stesso impegno che viene profuso dai volontari, dagli addetti ai lavori, dai dirigenti fino all'ultimo inserviente, da tutti, anche quando le telecamere sono spente. Io chiuderei con la signora che ho conosciuto oggi, ma che ho saputo che mi voleva conoscere da tanto, quindi mi ha fatto, anche sentire importante, giusto signora? Per lei è un motivo di vanto ancora maggiore, giusto? Direi che vorrei aggiungere alcune parole che ho imparato anche qui, perché se è vero che curare in medicina non sempre è vincente, prendersi cura è assolutamente sempre vincente, ed è per questo motivo che noi appartenenti a Rotary Arezzo Est abbiamo avuto proprio questa grande possibilità, col nostro solito sentire il service, di partecipare e contribuire a questo progetto. Questa metodica ha una straordinarietà, perché gli operatori che già sono in procinto di essere formati in realtà permetteranno agli utenti di questo centro per l'Alzheimer Dario Maestrini di migliorare le loro possibilità, ma soprattutto di prendersi cura di se stessi e del loro ambiente di vita, per non precipitare troppo presto in un'angoscia piena di buio. Che cosa si può chiudere? Io di solito dico le stupidaggini, alle cose serie ci sono poco abituato. Posso concludere dicendo Rotary Arezzo Est, Deo grazie. Grazie, giusto? Grazie. Gli diciamo fare grazie. Un pensierino, è una cosa molto semplice. A Rotary, perché a me me l'hai già fatto. È il CD, Un anno insieme si chiama, dove ci sono tutti i momenti più principali, salienti della storia di un anno passato con i nostri utenti. Grazie. Grazie a tutti voi. Allora, visto che la parte istituzionale è finita, i ringraziamenti sono fatti, ora c'è la parte legata a questa festività che è la Befana, con la fisarmonica e tutto. Signora Befana, enchanté, abbiamo il fisarmonicista. Oh, allora c'è questa signora che è convinta che io sia il sindaco d'Arezzo. È il sindaco. No, non è il sindaco. Oh, chi l'ho so io? Spiegato. È Franceschini. Franceschini, mi ha fatto un po' più piccino. Dario. 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 Il figliolo di Drome, Dario. Dario. Allora, qui ora si festeggia con Reginelle. Sentiamo anche il fisarmonicista, ciao. Come ti chiami? Massimiliano. Massimiliano, anche te, qui tutti Massimiliano. Tutti Massimiliano. Da dove vieni? Da molto vicino, qui in via Fiorentina. Guarda, sei uno dei pochi giovani che ancora sa suonare la fisarmonica, perché è vero, uno strumento in disuso. È stato perso per un chi certo è che periodo. Ti ha trasmesso la passione? Ma diciamo che ci sono quasi andato forzatamente la prima volta. Il tuo babbo, dalle babbo. Botte. No. Perché è un fisarmonicista, no, il tuo babbo. Però mi ha detto: vuoi provare a suonare la fisarmonica? Boh, proviamo, andiamo. E ho trovato un maestro eccellente, un povero Dolfino. Ah, Dolfino e Toscanacci. E allora, come avrebbe detto Dolfino, barbici un altro brano, vai. Immediatamente. Ok, grazie. Accanto a me per questo brindisi c'è il dottor Ferrini, che era dietro le quinte perché stava organizzando la fisarmonica e la Befana. Allora, dottor Ferrini, grande soddisfazione per lei e per l'associazione che lei rappresenta. Sì, che è la pubblica assistenza di Castiglion Fibocco. Noi siamo volontari e non tutti sanno forse che il Consiglio d'Europa ha dichiarato il 2011 l'anno del volontariato, l'anno europeo del volontariato. No, meglio di così non si poteva. Noi cominciare. Siamo qui a testimoniarlo, perché tutto sommato ha fatto bene a dichiarare questo. Perché? Perché il volontariato è nato in Occidente, è nato in Europa.
e con due valori fondamentali, il rispetto e la solidarietà. Noi siamo qui oggi a testimoniarlo. Io la ringrazio e tutti assieme facciamo un bel brindisi al Maestrini e a tutte le strutture che aiutano la gente. Cincine, buon anno a tutti. Grazie.